ragazze, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Voglio raccontarvi alcune cose che sono successe. Allora, la prima cosa, come potete vedere, sono andata ad aggiungere un po' di scarpe, di accessori, di vestiti nella cabina armadio di Jessica. Guardate che bella. Ho messo un po' di profumi, di trucchi, di scarpe, qualche borsa. Poi ho appoggiato anche per terra una valigia, visto che la nostra cara Jessica è una fashion blogger, quindi probabilmente si sposterà nel corso delle sue giornate, delle settimane in questa città, magari dovrà viaggiare, quindi una valigia è sempre comoda. Insomma, ho decorato maggiormente la sua stanza, che però in realtà adesso non è più soltanto la sua, ma è anche quella di Mark, perché si sono fidanzati e lui è venuto a vivere nell'appartamento di Jessica. L'ho fatto trasferire definitivamente con lei. Per il momento però la camera la tengo ancora così tutta rosa, super femminile, perché mi dispiace rivoluzionarla tutta, visto che praticamente l'ho finita di sistemare da poco. E poi ho messo anche questa reflex, visto che Jessica si occupa di blog, di social media, quindi una macchina fotografica deve essere sempre a portata di mano, e anche questo tavolino lo trovo delizioso, mi piace molto. E per il resto invece credo di non aver fatto altro. Ah no, ho aggiunto qualcosina anche sulla cassettiera qua davanti, non mi fa impazzire, cioè non sono del tutto convinta, però per il momento resta così, qualche quadro dei libri e poi anche una cesta di libri appoggiata nel salotto, appoggiato sul tappeto del salotto. E basta, per il resto invece non è cambiato niente. Ho fatto trovare lavoro a Mark come uomo d'affari, sapete che lui ha una sapienza affaristica, infatti aspira a diventare favolosamente ricco, dovrà guadagnare 5.000 simoleon e mettere da parte almeno 10.000 simoleon. Questo è l'obiettivo di Mark. Mentre invece per quanto riguarda il lavoro, ancora non ha iniziato, prenderà 17 simoleon all'ora, lavora dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e partirà come tecnico dell'ufficio postale. Si parte da poco, però sicuramente arriverà ai piani alti. E basta, questo in sostanza è quello che ho fatto con i personaggi senza registrare, insomma. Ma direi di partire. Allora, è sabato, è mezzogiorno e la mia idea in questo episodio è di far sposare Jessica e Mark. So che in realtà si sono conosciuti da poco, però si sono innamorati, insomma è stato amore a prima vista, quindi si devono assolutamente sposare e poi piano piano inizierò a sistemare l'appartamento e magari renderlo meno femminile, perché adesso veramente è proprio un appartamento da ragazza, però facciamo finta di niente. Se non ricordo male, Jessica oggi non lavora, esatto, non lavora neanche Mark, visto che inizierà il primo giorno di lavoro lunedì, quindi io direi di farli sposare questo weekend, che dite? Per quanto riguarda il matrimonio, Mark in realtà ha già fatto la proposta a Jessica, avevo registrato questa parte, però la mia voce si sente malissimo perché non ho utilizzato la videocamera, ho provato a registrare la mia voce attraverso il computer, però non si sente niente, si sente male più che altro, non è che non si sente, ma si sente male e quindi ho preferito tornare alla solita, al vecchio modo, quindi utilizzando la videocamera. Ecco perché in realtà la proposta è già stata fatta e voi non l'avete vista. Quindi l'opzione è pianifica l'evento nuziale, visto che lei ha accettato di sposarlo. E infatti vedete che nelle scelte non c'è proponi le nozze proprio perché è già stato fatto. Fuggi immediatamente con Jessica o pianifica l'evento nuziale. Io direi di pianificare l'evento nuziale, però lo voglio far pianificare a Jessica perché ha più amici e quindi ci sarà più gente al loro matrimonio. Quindi andiamo su Mark, pianifica l'evento nuziale. Ok, nel frattempo c'è casino, da dove arriva questo casino? Ah, dal computer, ok. Gli eventi sociali di prestigio ti fruttano obiettivi primi emozionanti quando vengono completati. Le nozze non definiscono un matrimonio, ma possono sicuramente farlo iniziare nel modo giusto. I premi per il livello d'oro comprendono un nuovo elettrodomestico da cucina. Ok, dobbiamo invitare gli ospiti e possiamo invitarne massimo 15, quindi direi 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nostro amico Akira, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, praticamente quasi tutti, e 15. Ok. Fornitore di catering, direi assolutamente sì. Ok, allora, 250 simoleon per assumere. Ok, uno va bene.
Poi mixologo non ci interessa, musicista invece sì. Quindi uno, anzi, dai, assumiamo tutti, così, perfetto. Ok, scegli un luogo. Se devo essere sincera, nessuno di questi luoghi mi fa impazzire, però tra tutti io direi Parco del Centro, Prati di Misciuno. Vediamo un po' come va. Allora, ci siamo. Alcuni consigli per un evento di successo maggiore. I promessi sposi hanno bisogno di una torta e di un arco nuziale. Ah, ok, quindi devo impostarli io? Allora, vediamo un po'. Vediamo cosa c'è qua. Ah, ecco, ok, perfetto, c'è. Dai, carino, pensavo peggio, sinceramente. C'è anche il pianoforte. Non male. Non mi dispiace, dai. Quindi, obiettivo principale, sposati. Conciliti una bevanda. Fai che gli ospiti guardino la cerimonia. Ringrazia un ospite per la presenza. Ok. Andiamo dai nostri cari sposini. Allora, non mi piace innanzitutto come è vestita Jessica per il matrimonio. Invece Mark, devo dire che sta molto bene in smoking con la camicia bianca. Lui mi piace, invece lei no. Quindi, cambia abito. E per l'occasione ho scaricato questo vestito da sposa. Vediamo come sta. Anzi, faccio vedere perché l'ho già vista e sta veramente molto bene. Oddio, ha fame. Vabbè. Perfetto, sono pronti. Sono entrambi i vestiti. Stanno benissimo, sia lei che lui. Allora, come prima cosa, obiettivo principale, andiamo a sposarci. Allora, fatemi un attimo capire dove sono. Ok, perfetto. I nostri sposini sono vestiti e quindi siamo pronti per farli sposare. Sposati con Mark. Vediamo. Dove sono tutti? Dove sono tutti? Dove sono? Allora, venite. Dai. Come faccio a far venire qua? Si stanno sposando da soli. No, che tristezza. C'è un piccolo problema, in quanto nessuno degli ospiti è seduto a guardare la cerimonia e forse loro si stanno per sposare. Ho fatto partire l'interazione, poi l'ho stoppata, però ho paura di essere arrivata tardi perché, cioè, guardate come sono messi. Aiuto. No, non possono sposarsi senza nessuno che guardi la loro cerimonia. Dai, dove sono tutti? Ah, forse stanno arrivando, guardateli. No, però vabbè, con nonchalance, questo dove stanno andando? Al bar? No, vabbè, tra l'altro nel frattempo voglio far anche assumere un pianista per 100 Simileon, però ho paura che arrivi tutto un po' troppo tardi. Vediamo se si annulla l'interazione, speriamo, altrimenti facciamoli sposare così, senza nessuno che guardi la loro cerimonia. Vediamo. Perché ho annullato il tutto, però mi sa che è tardi. Ah no, ok, ottimo, ottimo. Lei ha assunto il pianista, perfetto. Sono riuscita a bloccare l'interazione. Perfetto. Allora, innanzitutto il pianista dov'è? Vabbè, vediamo un attimo. Stanno arrivando tutti, ok. Bene. Allora, ringraziamo per la presenza. Innanzitutto, ringrazia per la presenza. Ok. E ringrazia anche lui per la presenza. Concediti una bevanda, quello lo facciamo dopo. Obiettivo principale: sposati. Fai che gli ospiti guardino la cerimonia. Allora, dove sono tutti? Possiamo chiamare tutti, vediamo come funziona. Allora, proviamo a far venire tutti qui. Vai qui insieme, vediamo cosa succede. Vediamo. Ok, perfetto, stanno arrivando. Piano piano arrivano tutti, ok, guardate, ci siamo. Siamo riusciti a far venire tutti qua. Se faccio siediti insieme, vediamo se si siedono. Dai, sedetevi tutti che poi ci sposiamo. Ok, si è seduto Mark. È già stufo. Sedetevi tutti. E sposati con Jessica De Angelis. Ok. Bravi, bravi. Finalmente sono riuscita a far venire tutti.
alla cerimonia. Sono veramente bellissimi e si stanno per scambiare le fedi. No, i petardi! Che bello! Che carini! Troppo, troppo dolci. Impossibile viaggiare per un evento sociale attivo. Non ho fatto niente! Vai qui insieme, venite tutti a vedere i petardi. Dai, venite a vedere i fuochi d'artificio. Ok, bravi. Bellissimo, che bello. Tutti stanno ammirando i petardi, i fuochi d'artificio dopo il matrimonio. Alcuni sono qua seduti e il pianista, boh, non c'è nessuno. Abbiamo assunto un pianista ma non si è presentato, dov'è? Vabbè. Dobbiamo ancora concederci una bevanda e prendere la prima fetta di torta. Per quanto riguarda la torta, ho visto che non c'è da nessuna parte, quindi dobbiamo prepararla o comunque assumere qualcuno. Assumi personale, assumi un fornitore di catering. Ok, e poi prepara da bere, no? Esercita a preparare bevande, ordina una bevanda, ordina delle bevande di gruppo. Cosa possiamo ordinare? Allora, succo con ghiaccio, dolce speziato, polca e arancia, acqua, tang e zing, poi buio e tempestoso, lama salato. Cosa possiamo prendere? Oh, queste costano parecchio e non abbiamo più tantissimi soldi. Quindi facciamo polca e arancia per tutti. Vediamo se intanto Jessica può preparare la torta lei per accelerare i tempi. Allora, vediamo. Cena, cucina. Allora, vediamo se c'è una torta. Torta al cioccolato, torta bianca. Io direi torta bianca. Perfetto. Jessica è molto felice, però si deve preparare la torta da sola, la torta del suo matrimonio. Non ci ho pensato di prepararla prima, di farla preparare da qualcuno, magari prima del matrimonio, da uno di loro comunque. Lei sta cucinando e il catering però dove cavolo è? Cioè, vuoi venire alla fine di tutto? Vabbè, lasciamo perdere. Intanto che Mark sta bevendo, chiacchierando in compagnia, andiamo a vedere cosa sta facendo Jessica, come procede la preparazione della torta. È arrivato finalmente il catering e forse sta per preparare la nostra torta. Un po' in ritardo, però vabbè. E Jessica invece anche le sta preparando un dolce. Dai, vieni di qua con gli ospiti e chiacchiera un po'. E ringrazia per la presenza. Poi barzelletta, chiedi della carriera, complimenti sincero. Smettila di cucinare, Jessie. Cosa mi stai preparando? Prendi una porzione insieme. Questo cos'è? Tramezzino vegetariano. Ok, però noi abbiamo bisogno della torta. Vediamo se possiamo chiederle di preparare la torta, no? Quindi niente, Jessica, finisci di preparare la torta. La fornitrice di catering ha preparato i tramezzini che si stanno pappando tutti. Adesso sta preparando qualcos'altro, però la torta ancora niente. Quindi la sto facendo cucinare a Jessica. Strano ma vero, deve prepararsi la torta al suo matrimonio. Si stanno facendo un selfie, c'è un casino a questo matrimonio, non sto capendo più niente. Jessica, prendi il... Passiamo un po' il volume che magari non sentite niente. Prendi la torta, ok, mangia la prima fetta di torta, perfetto. E condividi anche la torta con gli altri, però. Apri, torta, prendi un pezzo insieme. L'evento sociale è quasi finito, la torta è pronta, la stanno mangiando, alcuni stanno ancora mangiando il salato, il tramezzino. E, c'è un casino, uscite dalla cucina, venite tutti qui. Vai qui insieme, Marca, anche tu. Fai venire tutti gli ospiti nel salone principale. Vai qui insieme. Ok. Praticamente si stanno arrangiando a prendere la torta. Io non ho capito perché la torta è in frigo. Cioè, non l'ho ancora capito. Non c'è modo di aspettate. Ho portato la torta in salotto, nel salone principale. Prendi un pezzo. E anche qua
Ce n'è un'altra perché ne ha fatte due, non una, ma ben due. Prendi un pezzo insieme. E anche chiama tavola. Le nozze sono terminate e hanno vinto un premio, un centro tavola che si trova nell'inventario dell'unità familiare. Ok. Bene, il matrimonio è finito, qua se la stanno ancora spassando, ma non c'è la possibilità di farsi un ballo, non hanno neanche fatto un ballo tra di loro. No, vabbè ragazze, guardate il barista, sembra Mark, ci assomiglia un sacco. No, ci assomiglia tantissimo. Jessica si è addormentata sul divano del locale e anche Mark, dove è andato Mark? Mark su di sopra a leggersi un libro e nel parco non c'è più nessuno, tutti gli ospiti sono andati a casa, quindi direi andiamo a casa anche noi. Visto che è la prima loro notte di nozze, direi che ci sta un po' di fichi fichi con Jessica, ovviamente. Dove sta andando quella là? A farsi la doccia. Ma vieni subito qua. È passato un po' di tempo perché è domenica e sono le 4 del pomeriggio. Hanno dormito fino a tardi, erano cotti e adesso stanno pranzando. Prendi una porzione, anche tu, Mark, prendi una porzione. Siete veramente carinissimi. Però non hanno ancora fatto fichi fichi perché insomma devono interagire di più, sinceramente. Quindi altre scelte: romantico, esprimi affetto, e poi altre scelte: romantico, bacio soave. Per quanto riguarda Mark, invece, cosa può proporre a Jessica? Romantico, flirta. Ok, Mark è flirtante. E anche Jessica lo è. Poi vediamo se riusciamo. Fai fichi 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 con Mark. Come naviga su internet? No. È passato un po' di tempo perché, come potete vedere, è lunedì ed è passata la mezzanotte, anzi, è quasi l'una. Domani mattina tutti e due andranno a lavorare. Ho provato a fargli fare fichi fichi. Ci tenevo a farlo per la loro prima notte da sposati, però non c'è stato niente da fare, nessuno dei due c'è stato. Ho provato a farlo interagire più volte anche nel lato, nella categoria amichevole, però niente. Quindi sarà sicuramente per il prossimo episodio. Io spero di avervi tenuto compagnia. Questo episodio termina qua. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio di The Sims. Ciao!